Ci dedichiamo questa volta al gatto che viene considerato il colosso d'America. Colosso d'America perché è il gatto che riesce a raggiungere il peso più alto tra tutte le razze feline. Dicono i libri perché io non ho mai constatato in prima persona, che arrivi persino ai 10 kg, un maschio di gatto Maine Coon. Potete immaginare che bestione, in più col suo mezzo pelo, diventa un felino veramente imponente. È d'America perché ovviamente è anche il gatto domestico degli americani. Si chiamano Maine Coon perché i primi gatti soggetti a selezione da parte degli allevatori sono stati proprio trovati nella zona del Maine. È uno stato che si trova a nord-ovest degli Stati Uniti d'America, ai confini con il Canada, lo stato appunto del Maine. E Coon perché i primi allevatori hanno creduto di avere a che fare, proprio perché erano dei gatti così grossi, così robusti, con un mantello particolarmente colorato, credevano di avere a che fare con un gatto che fosse il prodotto tra l'orsetto lavatore, che appunto si chiama Coon, e un gatto selvatico. Una delle caratteristiche importanti della razza Maine Coon, oltre che la lunghezza del pelo, che ovviamente è molto più folta durante l'inverno e si dirada durante l'estate, è quella della colorazione del suo mantello. Troviamo nel pelo del Maine Coon un gene particolare, quello dell'aguti. Aguti significa che ogni pelo del mantello ha due o più bande di colore. Ecco perché i primi esemplari potevano essere molto simili a quelli dell'orsetto lavatore, perché è lo stesso colorazione di mantello di questi animali selvatici. Ha il pelo che rifiuta l'acqua, proprio come i suoi progenitori norvegesi della foresta. Ha la caratteristica di salire sugli alberi in cima ad alberi altissimi. E probabilmente l'ha imparato anche questo ha imparato dai norvegesi della foresta, quello di scendere non di botto dall'albero, ma di scendere a vite. Quasi tutti i gatti, quando salgono sull'albero, intanto per incominciare, non vanno su fino in cima, stanno a una certa misura, non oltre, proprio perché quando scendono vogliono avere la sicurezza di scendere da una misura giusta. Mentre il Maine Coon, come pure il norvegese, salgono addirittura su alberi a 20 metri d'altezza, questo per poter prendere dei nidi d'uccello, e poi appunto scendono con questa caratteristica a vite, perché evidentemente se scendessero di botto penso che loro stessi capiscono che è un po' pericoloso, potrebbe essere determinante per la loro sopravvivenza. Visto che abbiamo detto che questi gatti sono degli eccezionali predatori e degli eccezionali animali atti a sopravvivere anche senza l'intervento dell'uomo, quindi questa è una delle cose che lui dovrebbe avere spontanee, quello di salvaguardare la propria incolumità. Il Maine Coon ha un carattere da vero felino, ha un carattere indipendente, perché sa di potersela cavare in ogni momento, in ogni circostanza, anche senza l'intervento dell'uomo. Le femmine sono abbastanza tranquille, amano senz'altro la loro casa e il padrone, non si allontanano più di quel tanto dal giardino, mentre il maschio, se lasciato libero, è un eccezionale camminatore, chiamiamolo anche un conquistatore, perché è sempre alla ricerca di gattine e di avventure. Simpatico, rustico e armonioso, ha conquistato l'uomo, il quale non si accontenta solo della bellezza, ma vuole trovare in un gatto carattere, personalità e socievolezza. Il Maine Coon possiede tutto questo in abbondanza, poiché la natura glielo ha conferito da secoli.